ciccioriccio.it. Cerca e scarica l'app per smartphone. Ciccio Riccio, ovunque con te. Che bello. Ma sei fuori? Cioè, sei fuori? Sono dalla... fuori, sì, sì, mi sono... dagli studi, perché vedo una palma dietro di te. Esatto, sono in macchina, mi sono fermato appositamente per salutarti, per salutarvi, anzi. Ecco, io pensavo fossi qua dietro, ho detto, ma vabbè, no, invece no, sei No, non sono sotto gli studi di Ciccio Riccio, anche perché sennò sarei salito. Ti ricordi che bei tempi quelli? Non so se sono bei tempi da ricordare, però insomma per me sì. Ma, sono con Ciccio Riccio dei ricordi fantastici, divisi in più spezzoni, no? A cominciare dalle prime volte in cui ci siamo visti, nel lontanissimo ormai 2008 con gli Aram, sì. E poi tutto quello che abbiamo fatto insieme dopo lo scioglimento del gruppo, quindi dopo che ci siamo rivisti per i miei dischi, sì, per i concerti che abbiamo fatto insieme, insomma, ecco, quindi diciamo che Ciccio Riccio fa parte del mio cuore a tutti gli effetti. C'è stato un momento in cui ci siamo allontanati? No, non c'è stato un pezzo che non abbiamo suonato, non c'è stato un momento in cui non ci siamo visti? Credo Io di sì, no. perché io faccio Credo. confusione tra quando ci vediamo nei locali a Lecce Esatto. oppure qui negli No, studi. credo di aver sempre No, avuto e vero? percepito il vostro affetto su ogni pezzo che ho pubblicato, Ma quindi sì. non è mai mancato il vostro supporto. Ecco, E io di allora, bravo, questo ne tengo nota. bravo. Quando presenterai Sanremo, mi raccomando, io farò i collegamenti. Nepotismo si chiama questa. Mi raccomando, quando presenterai Sanremo, sarai direttore artistico di Sanremo. Tu ricordati di me, che sarò anziano, Oh, però. mai dire mai, eh. Ma oh, perché scusa? Io te lo auguro. No, Perché... infatti, Cioè, mai dire la mai, appunto. competenza ce l'hai. Anzi, addirittura pensavo di trovarti un giorno dietro il bancone dei giudici di X Factor. Pensa. Ogni tanto dico, ma Chi lo quest'anno sa, lo trovo chi lo sa. Antonio Anche Maggio. questo, mai dire mai. Mai dire mai. Ma comunque lo segui? Guarda, devo dirti la verità, è da qualche anno che non riesco mai a seguirlo, ma non per mancanza di voglia, proprio perché non guardo la TV. Ah, ecco. Sui social seguo piuttosto, ecco, qualche esibizione random così quando incappo su YouTube con un'esibizione, un'audizione, ecco, in Certo. particolare, soprattutto quindi la parte delle selezioni, ecco. Però non sto seguendo la trasmissione, mi dicono che quest'anno ci siano anche dei Dei bei bravi pezzi, talenti, devo dire, insomma. dei bei pezzi e soprattutto, ecco, dei bravi artisti. Allora, però arriviamo a te, non possiamo mica sempre parlare sempre degli altri, che parliamo di questo nuovo singolo che si chiama, dillo tu, Antonio, perché... Stati d'animo è d'accordo. Ok. Aspetta, rifacciamolo. 3, 2, 1. Stati d'animo è d'accordo. Ok, si è sentito pure della... Vabbè, quindi questo pezzo che... Sì. In qualche modo sembra proprio ispirato a Lucio Dalla, nel senso che lo sento presente. Adesso non so se te lo sei ingoiato oppure lo hai sentito, l'hai ascoltato tante volte da respirarlo e quindi farcelo respirare. Un po' così, l'atmosfera è un Guarda. po' dalliana, dallesca, Entrambe le non lo cose so. che hai detto, entrambe le cose che hai detto, perché io sono cresciuto con in camera il poster di Lucio Dalla e di Alessandro Del Piero. Poi a pallone non ero tanto bravo e allora ho detto vabbè, mi butto sull'altra scia e Pensavo quindi Mona Pozzi, non c'era Mona Pozzi, c'era Lucio no, Dalla, ci pensi? il poster no, ecco. Nell'armadietto quello, nell'armadio. No, però ecco, quindi avevi questi due poster in cameretta tu? Esatto, avevo questi due poster, quindi Lucio, come altri capisaldi del cantautorato italiano, poi mi hanno accompagnato da sempre, fin da ragazzino, ecco, mi viene in mente Rino Gaetano, Fabrizio De André, ecco. Però Lucio Dalla è sempre stato probabilmente il mio preferito, al punto che in questi anni, tu lo sai bene, ho portato in giro anche uno spettacolo Cantata che è Maggio canta Dalla in jazz con Daniele Di Bonaventura al bandoneon e William Grebo al pianoforte. E tra l'altro questo spettacolo mi è valso anche qualche anno fa l'invito a casa di Lucio Dalla e ho avuto questo enorme privilegio di suonare anche il suo pianoforte in quella che oggi è un po' un museo Dalla, ecco, più certo. che la sua casa. E questa canzone in particolare, io l'ho scritta ormai 4-5 anni fa, anche se l'ho pubblicata solo adesso, e nasce una sera in cui ero con un mio caro amico, ci stavamo raccontando un po' di fattacci nostri, Sì, è finché così. non mi sono accorto che, oltre a me e al mio amico, c'era anche questo quadro stilizzato di Lucio che era di fronte a me proprio, mi guardava, io lo guardavo, ho detto ma Marco, si chiama Marco, mio amico, ho detto ma
Mi sa che siamo in tre, non siamo in due. E questo sguardo di Dalla poi me lo sono portato anche quando sono andato via da casa del mio amico. Tant'è vero che in macchina ho cominciato a pensare a tutti quelli che erano gli stati d'animo che avevamo, insomma, sviscerato con il mio amico. Che succede? Accendo la radio e c'era l'ultima luna di Lucio Dalla. Ho detto, vabbè, un segno del destino. Ho cominciato a rimettere in fila tutto quello che ci Dai. eravamo raccontati, su quell'idea ritmica dell'ultima luna, e poi ovviamente diciamo che quello è stato una fonte di ispirazione per scrivere poi questa Stati d'animo e d'accordo, che poi non ha nulla a che vedere se non appunto No, no. l'ispirazione ritmica, strofica, ecco. Sì, qualcosa che ce lo rimandi, no? Come giusto che sia, ci evoca Lucio Dalla, però non deve essere, come dire, Lucio Dalla che ti ha ispirato, ecco, no. Ha fatto parte sicuramente, ha avuto un ruolo importante nella fase creativa di questa canzone, a Sì. livello Bello, di ispirazione puramente, insomma. questo ci piace perché insomma è un bel pezzo che noi ascoltiamo spesso, ma ti aspettiamo un live, aspettiamo qualcosa, un progetto più Questo è il primo complesso singolo, oppure Stati d'animo e ecco. d'accordo, che anticipa il disco, che uscirà a gennaio. Gennaio. Quindi manca poco, quello però devo venire a consegnartelo di persona e Scusa. quindi vi verrò a trovare proprio in studio a gennaio, Bravo, così si fa. che è una buona scusa per ritrovarci dopo le feste con tante novità. Assolutamente sì. Pensavo a febbraio, invece a gennaio, mi hai fregato. No, anticipo un po' tutti. Va bene, allora facciamo così, va bene, Antonio, ok, noi aspettiamo sempre delle belle notizie da parte tua, perché questi 2 chilometri di sorriso possono unirsi ai Se due unisci il chilometri e tuo e il mezzo di mio, mi tuo. sa, Sì, sì. facciamo una bella strada, la strada statale Brindisi-Lecce coperta, perché insomma la lunghezza è questa. Grazie davvero, perché Complimenti per sai. la maglietta. Brindisi, do you like? I love. Quando verrò a gennaio, io Sì. ti lascerò il mio disco, ti regalerò il mio disco, e se mi fai trovare una XL di quella maglietta, facciamo Questa è questo XL, scambio di. Antò. Cioè, questa è XL un po', Allora no? mi darai proprio la tua. Ti do questa. No, 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 te la. Guarda, è un po'. Guarda, un XL però un po' particolare. Però se mi dici XL, Eh sì, già, te la perché tu faccio sei trovare. alto quanto me, sei tanto alto tu, Eh sì, è sì, vero. siamo due pezzi da 90, da 1,90 Quindi abbiamo. 2 chilometri non solo di denti, anche di altezza. Cazzarola. Grazie Antonio Maggio, I love you e ci Grazie vediamo Marcello, prestissimo. grazie. Ogni A promessa è un prestissimo. debito. Ci sarà la t-shirt pronta ad accoglierti e mi raccomando ricorda il CD, il CD, l'album, scusami perché sono Sarai ancora uno tra i primi. anni 90, sono io, scusa. L'album, ok. Radio Le Altre, noi Ciccio Riccio. Un saluto da Antonio Maggio. Ciccioriccio.it. Cerca e scarica l'app per smartphone. Ciccio Riccio, ovunque con te.